primo tempo stellare del Pescara. Sì, primo tempo stellare, ma non bisogna fermarsi, perché poi sennò si rimettono in discussione partite che non lo sono dall'inizio. Oggi credo che Pescara sia entrato in campo con una ferocia che abbiamo visto poche volte. Abbiamo fatto subito gol, potevamo farne subito un altro con Tonin, abbiamo preso due rigori sacrosanti che abbiamo realizzato, poi un pochettino ci siamo... comunque ci sono anche tre partite in questa settimana, quindi un po' di rilassamento c'è nella testa dei ragazzi, però non bisogna mai farlo, perché si rischia di mettere a repentaglio un risultato che non lo doveva essere mai. Pescara più 4 dal gruppo delle seconde, ne sono tante, e una partita in meno. Presidente, sincero, a fine ottobre se lo aspettava? Ma io credo che non se l'aspettasse nessuno. Noi ci aspettavamo di fare un buon campionato, come ho sempre detto, perché la squadra è una squadra buona e l'abbiamo sempre ribadito. Io sono convinto che anche lo scorso anno con questi ragazzi, se non fosse successo nulla al mister, avremmo fatto sicuramente un altro playoff. Però quest'anno siamo partiti subito bene, sin dal ritiro, la squadra ha avuto modo di lavorare sempre sotto gli ordini della stessa persona, un allenatore che sicuramente non c'entra nulla con questa categoria, un allenatore che sta facendo un lavoro straordinario, se dipendesse da lui sarebbe in campo 8 ore al giorno, quindi grande lavoratore, grande comunicatore, perché è anche quello, soprattutto con i ragazzi, non mi riferisco a voi della stampa ma ai ragazzi, il fatto che i ragazzi seguano il loro condottiero così in maniera totalmente, il loro condottiero, vuol dire che è una persona che ci sa fare. Allora io, presidente, prendo proprio spunto dalle parole di Baldini che usa con la stampa e con gli spettatori, con il pubblico, quindi il sogno. Lei anche, presidente, ora sta sognando con Baldini e magari non vuole vendere più la società perché vuole sognare fino alla Serie A con Baldini? No, non c'entra nulla. Il sogno è giusto che ce l'abbiano tutti, in primis i ragazzi con il loro mister e i tifosi. Io sono tifoso pescarese, quindi il sogno è anche mio, ma il mio obiettivo non cambia. Quindi sta sempre cercando di vendere la società. Mi dici la cosa che le piace di più di questo Pescara? Da quando ha iniziato quella partita in Coppa Italia con il Pineto, non bella, ad oggi è stata una crescita esponenziale. Qual è la cosa che le piace di più? È l'impegno che i ragazzi mettono in campo, perché questa è una squadra che corre 95 minuti, si aiutano, se c'è da fare una corsa in più per il compagno la fanno, e quindi questa è la cosa che serve in questa categoria. Sono 3 anni che faccio sempre le stesse interviste e dico che in questa categoria ci vuole questo tipo di atteggiamento. Nel momento in cui lo trovi arrivano anche i risultati, però siamo alla 10ª partita nostra, quindi è lunga. È un campionato talmente lungo che siamo con i piedi per terra. Le do l'auricolare, presidente, per le domande da studio. C'è Massimo Profeta, c'è Fabio Ferraresi. Il presidente vi ascolta. Buonasera, presidente. La domanda naturalmente di Fabio Ferraresi. No, ciao Daniele, ciao Press. La domanda la mia è una, ciao Fabio, specialmente una considerazione, perché sulla partita e sull'andamento di questo campionato abbiamo già detto tanto e quasi tutto. Quanto ti mancherà Marinelli? Fabio, mi hai tolto quello che volevo dire all'inizio, cioè, questa è una vittoria dedicata tutta a lui, è una persona speciale, una persona che mancherà non solo a me sicuramente in particolar modo, perché avevo un rapporto di amicizia molto stretto, soprattutto eravamo veramente, dico una parola forte, ma come padre e figlio, quindi mancherà a me, ma mancherà a tutto il calcio, perché Marinelli era una persona straordinaria, una persona alla quale i ragazzi volevano bene, e credo che oggi non ce ne sia nemmeno uno che non abbia pensato a lui per questa vittoria. Quindi questa vittoria è tutta di Vincenzo Marinelli. Allora, dobbiamo salutare il presidente, però visto che mi ha anticipato la domanda con cui volevo chiudere con il presidente, Fabio, mi viene in mente di chiedere se ha visto un po' questa polemica che c'è stata del DS Foggia, intervista sul giornale dove ha detto ora è facile parlare. Qual è la sua opinione? Ma no, io credo che in questi momenti bisogna stare zitti, perché è facile dire ho fatto io o ho fatto l'altro. Quindi siccome io sono sempre stato abituato a lavorare in gruppo, ho sempre detto dall'inizio che Daniele è una persona a me molto cara, è un amico, ha fatto sempre un ottimo lavoro lavorando con me col Pescara.
Adesso c'è Pasquale Foggia che sta facendo un lavoro altrettanto buono. Questa squadra è stata puntellata benissimo nei ruoli in cui mancava qualcosa e i risultati si vedono. L'allenatore è un allenatore che, come detto Daniele, è stato scelto da Daniele, ma a maggior ragione vanno dati i meriti a Pasquale, perché se arriva un direttore nuovo che non ha scelto l'allenatore e stabilisce un rapporto così bello col mister, vuol dire che è un ragazzo intelligente, vuol dire che è uno che sa fare il suo mestiere. Quindi nessuna polemica, non entro in queste polemiche, dico solamente che siccome c'è tempo bisogna tenere i piedi per terra, però essere sempre convinti di fare bene.